Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona dell'Ordine Francescano Secolare e modello di vita evangelica, ascolta supplichevole la nostra preghiera. Ti eleggiamo oggi per la tua immensa carità verso le anime bisognose, a nostra speciale patrona. Sostieni in noi la certezza e la speranza verso Gesù, nostro unico Signore e Salvatore. Confermaci e rendici saldi nella fede e nella virtù. Tu che fosti ingiustamente cacciata dal castello, sei stata esempio di rara fortezza umana e spirituale, senza cedere alle lusinghe, alle ragioni politiche e ai privilegi umani. Sull'esempio di San Francesco hai preferito il regno di Dio agli onori di un regno terreno. Affascinata dalla vita evangelica del padre San Francesco e dei primi frati minori, hai voluto vivere con radicalità il carisma francescano, per cui ti sei consacrata e fatta sposa di Cristo, povero e crocifisso. Per questi tuoi grandi meriti, per il tuo immenso amore verso Dio, la famiglia e il prossimo, sostienici ed aiutaci nella lotta spirituale contro il potere delle tenebre ed ottienici da Dio tutte le grazie di cui abbiamo tanto disperatamente bisogno. E con esse la liberazione e la guarigione da ogni male fisico e spirituale. Liberaci da tutti i nostri nemici, visibili ed invisibili, e tieni lontano da noi tutti coloro che vogliono recarci danno. Fa che, seguendo Gesù, possiamo ottenere con la tua potente intercessione i meriti per conseguire con te la gloria eterna del cielo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Elisabetta d'Ungheria, prega ed intercedi per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.